Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Loletta 5 Channel. Sono ritornata di nuovo con la videocamera perché mi va di cambiare ogni tanto, sinceramente. Allora, come avete visto sicuramente dal titolo che appunto c'è scritto le persone bipolari. Ora, io da pochissimo avevo appena conosciuto una persona, diciamo, che ovviamente che se vedrai questo video cambierò il tuo nome per privacy e poi comunque perché non mi pare giusto, però è normale anche che io voglio sfogarmi. Quindi, le persone bipolari sono quelle persone che ti dicono prima una cosa e poi un'altra. Prima le piacciono il bianco e poi improvvisamente piace il nero, poi il nero e poi il bianco, poi la torta al cioccolato e poi quella al limone. Ok, sono quei tipi di persone che tu dici: ma che cavolo stanno dicendo? Ma sono persone normali, cosa hanno nel cervello? Sono psicolabili, psicopatici, ragazzi, non si può capire, non si può capire. Vabbè sì, comunque ci sono dei gridini che cantano, comunque sono quelle persone che io non riesco a capirle, cioè nel senso, quelle persone bipolari sono quelle persone che sono instabili mentalmente, che prima ti dicono una cosa, poi ti dicono un'altra. Andiamo al succo, prima ti dicono di amarti, oppure di volerti bene, e poi l'indomani, proprio ti mandano a cagare. Ciaone del cuore, è stato bello conoscerti. Io tipo, come, cosa, quando, perché, what? Si vive una splendida giornata insieme, si passeggia allegramente, trallallego, trallallà, non succede nulla di così grave e pesante che questa persona mi viene e mi va a dire: Iole, Lolettina mia, non va bene, tu fai schifo, non mi piace, ciaone. Tutto l'opposto. Iole, tu mi piaci da morire, tu mi piaci da impazzire, come te nessuno al mondo, tu sei unica al mondo, bla bla. E l'indomani, messaggio lunghissimo, romanzo. Ecco, questa ragazzi è un horror story. Penso che entrerà proprio nella sezione horror story love. Love, per così dire, cioè, più che munnizia che love, però va bene. Ragazzi, non mi era mai capitato di praticamente in 48 ore, cioè, è stato proprio un record in assoluto. Io sono rimasta veramente di merda, perché ci sono rimasta di merda, anzi la merda è molto più solida, diciamo che ci sono rimasta di diarrea, cioè proprio. Avete presente quando avete proprio mal di pancia, dice scappo in bagno? Ecco, quello in quel momento ero io. Cioè io mi sono sciolta in tutti i sensi. E non io che vado in bagno, ma io uguale diarrea. E quindi, cioè, io ho detto ma perché? Ho fatto qualcosa di sbagliato? Ho fatto qualcosa di male? No, non sei tu, ma sono io! Oppure, Iole, devo parlarti di una cosa. Quando spunta questa frase, mi spara dritto dal cervello, mentre da qua mi trafigge e mi esce dall'altra parte. Iole, devo parlarti di una cosa. Già io so di che cosa mi devi parlare. E c'è stato quel colpo, mi devo preoccupare. Che in realtà io già so la risposta, però ti dico questa frase lo stesso. Per vedere cosa dici tu, perché io faccio gli esperimenti sociali appunto sulle persone, essendo sociologa, praticamente psicologa. E questa persona mi risponde, non lo so. Essendo bipolare, risponde giustamente, non lo so, perché sei una persona sensata e stabile mentalmente, mi diceva, sì, Iole, ti devi preoccupare. Invece, siccome non lo sapeva manco questa persona, dice, non lo so. Una persona che mi dice, non lo so, faccio, cioè, dico un pochino, un sospiro di sollievo. E invece, non fu così. Ragazzi, veramente, io non sono scioccata a dire poco. E ora sono passati 2 giorni da quando è accaduto questo fattore e quindi diciamo che me la sto facendo scivolare addosso. Cioè ormai io sto diventando, l'avete presente la saponetta? Tipo di menanna, ecco, la saponetta praticamente, cioè il sapone, no? No, un altro gesto, il sapone, ok. Io sto diventando un sapone vivente che praticamente tutto quello che mi si impica addosso scivola o lo faccio scivolare io. E qui sono come il sapone in questo momento, sono diventato neutro, un pH.
se tutto è andato bene, perché l'indomani esattamente cambi idea su qualcosa che ti ha fatto stare bene il giorno prima? Cioè, non capisco. Però vabbè, ragazzi, capisco che alla fine di psicopatici ce ne sono tanti, e poi questa persona me l'aveva detto che era un pochettino psicopatica, quindi io non gli ho voluto credere, tipo, ma su, ma dai, ma su, ma sì, ma su, ma dai, invece in realtà era così. Quindi la prossima volta starò molto attenta alle frasi che le persone mi dicono, perché se si descrivono in un certo modo, effettivamente perché sono in un certo modo. E quindi, ragazzi, mi raccomando, state attenti alle persone bipolari, perché sono anche i futuri serial killer. Non per questa persona, giusto? Ma in generale, le persone bipolari sono quelli là che dicono: ti amo, Ti odio, ti amo, ti odio. vieni qua, ti ammazzerei, poi l'ammazzano. Ma non sono stata io. Io non c'ero in quel momento. Tipo, in realtà non era vero, c'era solo quella persona, vabbè. Ragazzi, scrivetemi sotto con un commentino se anche voi avete mai conosciuto le persone bipolari, che cosa ne pensate? Il quadro di Michael Jackson mi sorride. Cioè, la luce! Io sono veramente senza parole. Da piccola mi hanno detto che la gentilezza d'animo ripaga sempre. Io mi sono comportata strabene con questa persona, molto molto bene, devo dire. Adesso, appunto, scomparirà di nuovo dalla mia vita, come è entrata all'improvviso questa persona. Se ne andrà a cacare all'improvviso anche. E io non torno indietro, sono una persona che se prende una decisione, o perlomeno viene trattata di merda, è normale che non torni indietro, perché la mia dignità e il rispetto per me stessa ce l'ho. E aspetto ancora la persona giusta, ma ormai ci ho perso molto le speranze. Però va bene, l'importante è essere se stessi, viva le rughe, e soprattutto essere felici con se stessi, in pace con se stessi. Io da sola adesso, cioè, viva i single, veramente, ragazzi, viva i single, la passiamo meglio, non c'è nulla che rompere le palle, e soprattutto non stiamo col cellulare 24 ore su 24. Bene, adesso devo trovare qualcosa per concludere questo video. È un messaggio ai fan. Amate Loletta 5. Iscrivetevi al suo canale. No, vabbè, ragazzi, fate gli scherzi. Mettete mi piace se vi è piaciuto il video, condividetelo con i vostri amici, e questa horror story finisce qui. Alla prossima, ragazzi. Un bacione del cuore.